Marito. Della docente di francese storica del nostro istituto, che è la professoressa Imperi. Sì, è mio marito. Mi voglio riallacciare soltanto a due cose che sono state dette che mi hanno colpito nei discorsi di quelli che sono stati sul palco prima di me. Io sono stato un poliziotto, ho avuto la fortuna di conoscere persone che hanno fatto la storia dell'antimafia. Io ho lavorato con Falcone, ho lavorato con Borsellino e questo palco mi ricorda quando lavoravamo con Giovanni Falcone all'Istituto Superiore di Polizia, tra l'ottobre dell'89 e il giugno del 1990. Facevamo la scorta a Marino Mannoia, lo prendevamo dal carcere, lo portavamo all'Istituto Superiore e i verbali venivano fatti, li scrivevo io, venivano fatti in un palco così, con una sala vuota, le tende chiuse, abbassate, c'erano solo una lampadina su tre scrivanie messe qui, proprio in mezzo. Questo per dirvi che cosa? Della normalità di certe cose. Uno certe volte si immagina, non so, si fa riferimento alle fiction televisive, no, la normalità è diversa. La normalità è fatta di persone che stanno in un posto improvvisato, a fare cose importanti. Si sospende per andare a prendere i tramezzini, Falcone tira fuori 10.000 lire lui per dire prendiamo i tramezzini, uno se lo mangiava ma no, io non lo mangiavo io. Finivano le sigarette, Falcone fumava le Dani, fumava le Camel, ma no, io fumavo le MS. E chi le aveva ancora, perché si fumava parecchio all'epoca, non c'erano divieti, le metteva a disposizione degli altri. Questo per quanto riguarda la normalità. Per quanto riguarda un altro discorso invece, che mi ha colpito, cioè il discorso dell'importanza della presenza dei genitori. Ora, io ricordo quando abbiamo arrestato Provenzano nell'aprile del 2006, siamo tornati da Montagna dei Cavalli e fuori della piazza della Vittoria, dove c'era la squadra mobile di Palermo, c'erano le televisioni di mezzo mondo e la cosa mi ha indignato. Perché praticamente non è una notizia quando tu arresti un latitante che è latitante da 43 anni. La notizia deve essere quando uno può essere latitante per 43 anni. Quella è veramente la cosa che deve fare indignare, non l'arresto. A fronte di questo, un altro ricordo della mia vita professionale. Con la Catturandi di Palermo nel 2009 noi siamo a Calatafimi e arrestiamo Mimmo Raccuglia. Mimmo Raccuglia, per chi non lo conoscesse, è uno dei carcerieri del figlio di Santino Di Matteo, quello che ha contribuito a tenerlo prigioniero e a squagliarlo nell'acido per far sì che il padre smettesse di collaborare con la giustizia. Beh, quando noi scendiamo da Via Gabbasino e ci abbiamo Raccuglia con noi, troviamo 200 persone che stanno in strada. Il mio primo pensiero qual è? Perché c'è questa gente per strada? È quasi un attimo di timore, di smarrimento. Che cosa vogliono fare? Vogliono liberarlo, no? La gente di Calatafimi quella volta è scesa in strada e ci ha battuto le mani. E questo per me è stato il significato del cambiamento, perché non c'erano associazioni, non c'erano cose annunciate, non c'erano manifestazioni. La gente è scesa perché si è sparsa la voce che noi lì a Calatafimi avevamo arrestato Mimmo Raccuglia. E loro sono scesi, hanno mostrato il viso anche ai paesani, anche a tutti, per manifestarci la loro solidarietà. E per tornare al discorso dei genitori, io ieri mi trovavo a Misilmeri, in un'altra occasione del genere. Misilmeri è un paese vicino a Palermo che ha delle buone tradizioni anche mafiose, insomma, il territorio di Belmonte Mezzagno, di Ciccio Pastoia, quindi zona provenzano sempre. Il teatro era pieno di ragazzi, anche di altri istituti vicini della provincia, era pieno di genitori, come è pieno di genitori questo posto, come ci sono genitori fuori, come ci sono genitori dovunque, insieme ai ragazzi. E il mio ringraziamento particolare va agli insegnanti, ma non perché, non per altro, perché una cosa in cui io credo profondamente, cioè che il lavoro degli insegnanti è fondamentale, nel senso che loro svolgono la loro attività fra mille difficoltà, perché sappiamo ristrettezze economiche, la scuola non funziona, burocrazia e quant'altro, però i buoni risultati di ciascun insegnante rendono meno necessario il lavoro dei 100 poliziotti e dei 10 giudici. Questa è la cosa importante. Noi serviamo purtroppo. E quindi questo vuole essere il mio saluto e il mio omaggio a chi viene prima di me per fare qualche cosa per la società. Grazie a tutti.
Grazie veramente.